tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Cristian 3 ed oggi siamo ragazzi con un nuovo tutorial. Questo tutorial lo volevo fare prima del video dei fail, però come ho detto nel video dei fail, che ve lo lascio non so dove, avevo detto che volevo pubblicare questo tutorial e poi il video dei fail, per non caricare il video delle skill e il video dei fail, però purtroppo mi è registrato a 11 fps, non so perché. Io ho fatto delle prove, molte prove, abbastanza prove, un poco tanto assai di prove. Poi ho scoperto il problema che registrando la webcam e l'audio, solo l'audio non occupa troppo. Registrando con la webcam il computer si sovraccarica e salta i frame, quindi mi registra 11. Non so perché gli è preso sta cosa, non lo faceva mai. Già c'ho il video pronto, praticamente sto parlando piano per non disturbare i vicini perché è presto. Ho cominciato a parlare forte all'inizio. Praticamente volevo fare questo tutorial perché siccome ci sono molti youtuber che fanno questo bianco e nero, quando ci sono delle scene tristi, colpi di scena, alcuni mettono proprio la maggior parte delle volte, non voglio fare nomi, mettono il bianco e nero proprio fisso così. Io invece voglio fare le cose più professionali, come avete visto certo nei vecchi video, no, negli ultimi video mettevo questa transizione da colori e bianco e nero. Allora, praticamente il bianco e nero possiamo metterlo due modi, anche più. La prima cosa è andare su video fx, andare su black and white, possiamo trascinare direttamente qua questo qua black and white e portarlo qua. Ok, ci abbiamo già il bianco e nero direttamente, possiamo fare a 0 e a 1, vedete, praticamente possiamo fare così oppure andiamo qua. Ok, allora io con la rotellina devo farlo con i tasti della tastiera, sto registrando con l'Olympus VR340. Andiamo su Event Pan Crop, possiamo cliccare qua, plugin chain, andiamo su black and white, facciamo ok, è come se l'abbiamo trasportato, però mi sembra un po' più complicato, quindi clicchiamo due volte qua, clicchiamo black and white, possiamo scegliere 25, 50, 75, scegliamo 100% direttamente. Abbiamo messo il bianco e nero, però se noi vogliamo fare così, però non metto l'anteprima, non faccio scorrere il video che qua proprio esplode il computer, vola fino ai satelliti della NASA. Taglio il video qua, lo splitto, split vuol dire dividere, dimezzare, qua lo leviamo, da colori passa a bianco e nero, però voglio fare un'animazione professionale, quindi andiamo su Event FX, possiamo sceglierlo anche dalla tendina 75-100%, ma possiamo farlo direttamente da Blend Amount e questo tipo è 25-50-75-100, va bene. Allora clicchiamo questo pulsante Animate, praticamente potete selezionare così con quest'area oppure cliccare direttamente in una parte più in fondo, se no andiamo proprio... Ecco qua è la fine del video. Il video dura 7 secondi, l'ho registrato 2 minuti fa. Aspetta, il video dura quanto sta durando? Vabbè, l'ho registrato prima di registrare questo video. Clicchiamo qua in mezzo e modifichiamo il blend amount. Noi all'inizio vogliamo i colori e poi qua in mezzo mettiamo il bianco e nero. Raga, sta fotocamera si muove un po' troppe volte, l'è messa male. Noi partiamo a colori. Non so perché raga sta modificando tutto. Non so perché cacchio sto facendo. A few inches later. Basta, io voglio cominciare a colori, ok? Perché sto computer sta facendo un macello. Sono in Vegas e sta impazzendo. A metà video, ok? A metà, dura 7 secondi. Verso i 4 e 5 secondi mettiamo il bianco e il nero, ok? E dopo alla fine del video vogliamo di nuovo i colori. Possiamo anche aggiungere un altro keyframe direttamente da qua, invece di andare nell'altra parte del video e modificare. Possiamo spostarci dai keyframe con questi pulsanti. Questo va direttamente alla fine, questo all'inizio del video. Selezioniamo un keyframe e possiamo fare anche delete, e così rimuove l'animazione. Quindi il video da colori va piano piano a bianco e nero. Sarà un po' più professionale. Possiamo fare direttamente, leviamo tutto, cance, delete, no, da colori subito vogliamo in bianco e nero, però con una certa animazione, vedete, subito da colori passa in bianco e nero. Io poi ho fatto un video triste e il video viene così, raga, speriamo che mi vedo. Niente raga, mi sa che ho detto già tutto, noi ci siamo concentrati solo sul video, non sull'audio, infatti avevo tolto l'audio. E niente ragazzi, questo video dura poco, sto registrando da 8 minuti, non credo dura troppo, quindi mentre mi è morta la fotocamera, se volete iscrivervi iscrivetevi e non ci vediamo per questo video. Ciao ragazzi.